5 anni e non dimostrarli, ti metti bello e ti dormi petti, casomai. Beh sì, diciamo 25 anni e li sentiamo tutti come esperienza, passati come sempre si vuol dire in un baleno. Facendo cose. Facendo tante, cose, tante cose, tante persone che sono venute stasera a, diciamo, a trovarci, a festeggiare, abbiamo con noi un bicchiere di sangria, insomma. E non la, solo, la vedo un sacco di gente incofanata. Che mangia, va bene. Abbiamo deciso di fare questo esperimento di, diciamo appunto, di brindare dopo tanti anni, di ripercorrere un po' un percorso storico che abbiamo fatto, tanta gente che ha iniziato con noi, che magari qualcuno che non c'è più, no? E questo è normale, 25 anni, e quindi ce la spassiamo così stasera. Ci sono anche gli amatori che fanno una partita, infatti ho chiamato l'ambulanza, perché questa è roba vecchia. Roba fessa. Sì. Tutti al pronto soccorso, no, dai. No. Si fa per usare, no, 25 anni, ci sono nuovi progetti? Ci sono nuovi progetti in corso. Siete affiliati, anni fa vi affiliasti a Siamo a oggi, vero? Allora, noi oggi le nostre attività sono molteplici, perché abbiamo un lago di pesca con circa 90 soci che pescano, alla fine non è che niente di più. Poi abbiamo una squadra di calcio a 7, squadra di calcio a 5, gestiamo il calcetto, abbiamo diverse squadre sia a 7 che a 5 e poi abbiamo... Il pallaio, c'è sempre il pallaio. Il pallaio è... quest'anno abbiamo rinnovato tutto perché ci sono degli anziani, diciamo dei diversamente giovani che sono veramente entusiasti di questo gioco e non glielo possiamo togliere. È un uno dei ricordi, sì. Sbiaditi della mia adolescenza. Non molano, ma proprio accaniti tutte le sere. Ma è bello, è questo, e poi dopo dai progetti nuovi stiamo pensando di dietro a un progetto sia con l'amministrazione comunale anche con il demanio di recuperare tutto un pezzetto di terra, un bel pezzo di terra che praticamente è rovinato dagli arbusti, da rovi, renderlo fruibile, diciamo, a chi vuole fare ciclocross, a una pista, una sgambatella un po' più articolata, una pista anche per i cani, per amici a quattro zampe e non solo. L'idea è quella, poi ora siamo a breve, dovremmo uscire anche col progetto del padel, quindi faremo anche due campi da padel, ma non sarà inteso come il padel di oggi, ma vorremmo dedicarlo a tutti i ragazzi e a tutti i bambini di Pardossi, poterglielo far sfruttare e fargli capire che non è solo il pallone, che ci sono anche altre situazioni. Noi oggi abbiamo 100 bambini della scuola calcio per il Ponte d'Era, ma vogliamo buttarci oltre la oltre comunità al calcio. Non è solo calcio, bravissimo.